Mario, vengo qua. Ricci! C'è Ricci? Ricci? Ricci! 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 Andiamo, devono, ma che sei sordo, andiamo! Questo muratore non morire fame, e te la pigli con me, come se fossi io, non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemarvi tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto? Il posto? A Tacchino. Stai da presentare al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porti il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi. Ci sono due posti per tornitori, ma qui tornitori non ce ne stanno. E se io non sono tornitore devo seguire a sta qui a fare la muffa. Oh, e che te vuoi sfogare con me? Ari, ricordare di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è sta scritto pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito no. La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te pieno. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a pieni. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'hai solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei dell'altra categoria. E cambiami categoria. Ma non se può. Allora Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse, se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è pensa, mi presento. C'è Cataldi. Eccomi. Ma la vale per due giornate al cantiere del Tufello, si te va. Me va, capo non me va, ce l'avo subito. Ma che, ve li posso fabbricare io li posti? Mari. Mari. Che c'è? Che è successo? Ma dimmi se non so disgraziato. Che c'è Antonio? C'è il posto e non lo posso prendere. Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi tanto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedia, Antò. Che non si può rimediare? Ma che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta. Subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Ricci. Buongiorno, signore. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. E che te mangiavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono nato. Non te fa sentire. Vi ha voglia di buttarsi al fiume? Vi ha voglia. Levi tanto. Ma che fai? Se può dormire pure senza lenzuola, no? Sono lenzuola, sei pezzi,
Sono di lino, lino e cotone, roba buona. Roba di corredo. Sono usati. Quattro sono usati. Due sono nuovi. Quanti pezzi sono? Sei. Tre matrimoniali e tre a una piazza. E tre. 7.000. 7.000? Non si potrebbe fare un po' di più. Sono usati. Sono usati. Beh, metti dentro sta roba. 7.500. Nome? Ricci. Ricci Maria. Palmelaina. Scala H, interno 1. Interno 1. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque. Grazie. Buongiorno. È una bicicletta. Seimila e cento. Perché? Gli interessi, siamo a 31. Ecco. È una Fides, vicino a quella rossa. Cioso, cioso. Dov'è il capo ufficio? Sta là. Peppo, se la cava ora. E posa sta bicicletta? Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Mi manda all'ufficio collocamento di Palmelaina. Ah. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Addio. Domattina alle 7:15, hai capito? Non dubbi. Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare Marimma tutta a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da cingere il cinturino del beretto che me balla. Via qua, guarda un po'. Ognuno ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più l'assegni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, Marino. Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia? Che è da fa? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una? Sì, da una. Fermate un po'. Ma chi c'è sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Ma vengo. Ma che noi? Sbrigate, eh? È mio? No, è mio.
O vedi che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, dai, no, stiamo 5 a 3, stiamo. No, 5 a 4. Stiamo 5 a 3, stiamo. Portiere? 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 Scusi, sta qui la Santona. La Santona? Sì, quella che vede. Non so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Ragazzi, ma ci guardi un momento. Sì, vabbè. Non mi sta a credendo che venisse. Hai chiamato il telefono? L'ho chiamato. Ma che vuoi? Porta in fondo. È passato febbraio, è passato marzo, aprile. Ma quanto tempo è stato? È più di un anno. Me lo potevi portare da me? Come faccio a muoverlo? Che non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce, dammi la luce. Tuo figlio s'alzerà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono queste foglie? Pare. Vuol dire che il tuo figlio in autunno s'alzerà. Pare. Andiamo, via, via. No. Pare. Dio, dammi. Andiamo, cammina. Dammi la luce. Ma che stai a fare? Ma niente, io ho da dare 50 lire. Andiamo via via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato e io voglio far dovere mio. Mo vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, vabbè, andiamo, andiamo. Ma è mai possibile che una donna come te, che ha due figli, la testa sulle spalle, debba pensare a ste fesserie, a ste imbrogli, a ste fregnacce? Io non lo so. E mo che fai? C'hai proprio i soldi da buttare via te. Ma io non so che ti sei messa in testa. Che razza di donna. Ah, non te li puoi spendere meglio sti soldi? Beh, io sono riconoscente. E che me l'ha fatto trovare lei al posto? Ah, andiamo, va. Cammina su. Andiamo a casa, scema.